Beatrice Luzzi attacca Massimiliano Varrese di avergli messo contro Rosanna e Sara Ricci. E adesso veniamo a parlarvi del Grande Fratello con un episodio di cui con ogni probabilità ne parleremo stasera al Grande Fratello. Ossia lo scontro titanico fra le tre donne che sono Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello e Sara Ricci. Ricordiamo che Sara Ricci aveva accusato la collega Beatrice di essersi rifiutata di sostituirla a lavoro quando le era venuta a mancare la madre nel lavoro. Ma la Luzzi ha negato il fatto. Inoltre, sempre Rosanna Fratello ha accusato la Luzzi di volere sminuire il Natale. Attacchi che hanno molto toccato la stessa romana che, confidandosi con Federico Massaro, ha svelato di pensare che le due siano agguerrite con lui in quanto caricate da Massimiliano Varrese. I due infatti sono tornati a guardarsi in cagnesco. La confessione di Beatrice Luzzi. Lo vivo nel presente, quando mi chiedono di raccontare qualcosa. Successa nel passato faccio davvero fatica, ma questa me la ricordo. Perché fu davvero sbalorditiva. Lei, quando ha avuto questo lutto, tornò a lavorare subito e noi rimanemmo stupiti dalla sua professionalità. Ma è stato molto triste, è stata ferocissima nei modi e nei termini. Lei si è giocata il tutto e per tutto perché lei era in nomination e aveva paura di uscire, capito? Ma su quale tema? Non tanto per le cose che diceva, ma con il fatto che creando dissidio, soprattutto con me, ha creato dinamica, come si dice sempre. Allora, quando io sono tornata a lei ho detto: devi ringraziarmi perché finalmente sei entrata nel gioco. E lei, che era maldisposta, ha capito che io le dicessi che lei mi deve ringraziare per essere qui. Il giorno dopo che io l'avevo nominata perché era quella che stava meno nel gioco, dopo ci siamo confrontate e lei ha ammesso che le critiche che le avevo posto erano sensate, ma il cambiamento sia suo che di Rosanna, la loro formazione è stata grazie a Massimiliano. Quindi loro sono venute fuori in malo modo, soprattutto Rosanna. Sai qual è la cosa che non le perdono? Che ha detto che ho usato Giuseppe.